Buonasera a tutti. Siamo qui a Ravascleit per la 21esima edizione dei Savors. E cominciamo con queste due belle giovani che sono qui in questo chiosco, esattamente che si chiama chiosco dai? Informazioni. Ah, informazioni, benissimo. Allora passiamo quasi da qui, tutti i villaggianti. Ecco, c'è domande su un'anno fa, c'è la gran parte così, che stai in? Ah, c'è mo che si svolge la festa, da che il mangia, c'è i vari spazi, c'è mo che sono preparati. No, di particolare, c'è mo che si arriva, c'è mo che si fa da mangiare ogni tanto. No, no, di particolare. Domande nelle ricette, ad esempio, qualcuno? Qualcuno, sì, a domanda c'è mo che sono fatti i plats per sapere, per cultura personale, per provare a fare magari, è sempre bene fa provare a fare esperimenti tra lo stiasis. Ecco, a chi ad esempio, domande in che deplianti, dai su vie? Sì, sì, sì. Ecco, noi mostriamo come mettiamo in evidenza, così possiamo mostrare a televisione. C'è un plan plan, così viaggia in chiare pagine, sì. Illustrare, c'è un po' si svolge queste feste. Questa qui è la copertina che mostra i disegni, questa qui è Beppin, il famoso Beppin, che fa la polenta del Chialerin. Questa qui è a Stales, da che si fa, che è a Tijain, si fa una volta a Salars, una volta a Stales, la festa. E infatti è una chiesa di chiesa Stales questa. E dopo di denti è la chiartina, ecco, con tutti i piatti tipici che si può mangiare e da là che si va la stiasi, da là che si può mangiare. Che... Ecco, e dopo qui, noi siamo qui, a chi ande qualche chiesa l'aiuta a Suninta nel chiosco da per tutte le bande e dopo lancio per questa strada a chi ande a tipo di mangiare, tutti i bons, e nulla, le fornite, si sta bene, è una bella giornata. Dopo a chi ande nati sfogliuti, ecco, dopo chi a chi le scritte. Mi metto fisso il benone, sì. Allora, allora a chi è scritta una banda in italiano che è atta in Furlan, per chi non capisce, poi si arriva in da tutte le bande, e spiega il significato della festa, il significato che ha per noi la festa, e c'è mo che si svolge, diciamo. Invece qui sono cioè, ingredienti di tutti i plats. Ecco, le ricette. Le ricette. E se tanti anche tu fai questi servizi di informazioni? Io, alle prime anche faccio. L'ufficio informazioni, però che altri già si è sempre lavorato a torta, feste, spaziose. E dato una mano sempre comunque, come facendo tutti. Ecco, no? Bravissimo, praticamente tutto sei nel sud, forse in questo periodo qui, con quando nasceva in queste prime feste, che è vero? Sì, 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 proprio. Appena nasciuta. Io ti auguro insieme a tua mia che ti possa arrivare a 100esima edizione, va bene? Speriamo, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Ecco, vi lascia Daniela e come si indogna una tebiale signorina, che si chiama? Romina. Romina. Sì. Ecco, Romina, a chi vi ho dato un jay con denti sacchettuzzi ben confezionati. Posso dire che sono? I vini proprio nudi dei grimai che stanno. I vini voluto fare un piso souvenir per chi voleva venire a Chiatano. E allora vi pensate di fare che sgrimai, così la int si può pensare di noi, e anche in cucina, tra l'arte culinaria, se vuol provare a fare in queste spazze, è libera di fare con questi sapori. Ah, ecco che sono qui da ur, che sono io il benone, ecco, scusate un momentino, ecco. E sono tutti compagni, no, praticamente? Sì, sono un compagno, mi cambiano molto il colore, io vengo intitolato forse una volta come alla festa. Benissimo. Ecco, però oltre che savors, si potrebbe sentire anche odori, perché c'è anche il profumo senti che si senti, no? Eh sì, sono in questi spolentari che fanno la polenta, e questo bel odore che si spanta l'aria di Mont, e così oltre al sapore da questa natura sono anche gli odori al mangiare. Ma voi vi siete gustati o gli odori non gli odori? E vengo appena mangiato un titolo di quella sfreccia. Benissimo, grazie, ciao Romina, ciao. Ciao. Ecco, a chi vendo i shores che vengono addirittura da Sudafrica.
E sei da tanto che manchiavi da chi era Vascleit? Manchiavi 50 anni, quasi 50 anni, 49. E la sciora è esente di Cassù? 48. 48 anni. È italiana, ma non è da chiaro. Hai capito? Sì, sì. Allora, ben arrivati. Ecco, c'è impressione, usfase io di che paese con tutta tanta gente a girare così. Che una volta non era che si fiesta grande qui, no? Bellissimo, bellissimo. I decimi paesi dove si nasce come il primo amore. E perché che si è tornato? Si è tornato per sempre, come? Ah, sì. Tornato per sempre. Allora torneremo a Iuri anche i prossimi anni. E anche la sciore, no? Sì, sì, sì. Anche ieri. Ecco, grazie. Allora bentornati. E buone giornate. Grazie, mandi. Io friulana. Buonasera. Buonasera. Usate in forma voi? Sì, sì. Esa tanto che suonai? Ma da quando che avevi 15 anni, ecco. Ecco, di solito in c'è manifestazione slai o suona? Prima si leve a tor far serenare gli sfantati e se non tu venivi che altre eri gelose, se tu vas ti clami 112 o 113. Noi è come una volta. Hai capito? Vabbè, via sistema. Ti dico la verità. Sì, ma da dove veni esattamente? Di San Piero Tison. Lui è di Gonars, che l'altro è da Fiumicello, siamo così, si sinciatars. E ora chi? Sì, donge, è di Platis. No, c'è Platis, sul confine. Savogna. Siamo mai... Ecco. Io sono di San Piero Tison, Pontea, l'iso. Siamo mai se sono venuti su? E sono già 10 anni che venga. Sì. Se non hai lui, per piacere, se può dirlo? L'Iso. L'Iso. Iussa Eliseo. Ah, e dopo mi chiami l'Iso. Sì. E dove sei durato su un'antia, mo, in trasfiesta, così, in quei paesi? Io, per dirti la verità, ero dall'Oriente all'Occidente, dalla Russia in Australia, in Belgio, in qua e là, in Francia, dappertutto. Magari si lavorava praticamente, no? Per suonare proprio? Per suonare ero Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth e in Russia con l'apparecchio sin là su, hai suonato anche sull'apparecchio. Ma c'è tante fisarmoniche che si vedono consumate allora da vostra vita? No, no, andai un vot dis, allora una volta c'ho le una e una volta
Tole non si consuma mai. Sì. Ecco, con c'è criteri Tole la fisarmonica e la caverna suona? Indese qualche genere di musica particolare? Sì, alle che la in di UE, i giovani specialmente, non apprezzano la musica che non altri sa vinci a pare su, però è tornin. E zirin. Sì, beh, prima roba torna. Sì, perché se si perde la tradizione si perde tutto. Benissimo, io auguro di continuare a suonare a Lung e che le fisarmoniche durino anche a casa Lung, no? Va bene? Grazie Lisolor, mandi. Mandi, mandi, mandi. Noi ci vogliamo bene. Una tradizione che si vuole in bene. Noi mi siamo murati, noi ci vogliamo bene. Thank you.
che sono tiang anche. Ci ha pizzo tu. Ai ai ai, mi sa che fare donze. Sere, a che si insomma dal paese, non mi sa me, circa, e se è l'ultimo chiosco questo, prima davanti a mo, a chi c'è veso di particolare? A chi noi di fuori la Poletta col ciuccio, locale. E a volte avventori che vengono ai cerci, ai odin, sì, a volte un bel giro insomma, è stata una bella buttata da mesdia a 12 mesi, dopo un po' più calma. Ma si svolge non metà giornata di voi queste feste, no? Mi sa me. Sì, sì, la giornata è concentrata da giornata di voi, però diciamo che la femmina specialmente lavora già da un gruppo di diverse settimane per preparare i plats che lui che vuole più il team diciamo, per ricercare. E a chi praticamente lavora in tutto il paese, non è che si tirino da urni nessuno, è vero? E in definitiva l'ha coinvolto in una maniera o che altro tutto il paese, è vero. Ecco, disegna anche le femmine, allora ognuno ha il suo compito, le femmine fanno il mangiare, possono servire da ur. E come disegna servizi, vengono inconvenienti, vedo già qualcuno di scorte, spesso che può succedere a quel? Sì, sì, andè, il staff è a onda ampio, per cui andè un ricambio a onda, insomma, in maniera di sopperire eventuali mangiare o i frutti che danno una mano a fare i lavori, disegna che lui... Sbrigatis, più semplice, sì, no? Claro. Oh, questa festa qui è una delle prime feste che ha anche un certo successo nella nostra valle, sì, una delle prime feste, e bisogna dire veramente qui a Salar, a Saravascrete, insomma, che bisogna dare veramente atto che è iniziato un'epoca nuova, veramente, si è reso conto di questo? Beh sì, è un tico onesto vanto che di essere partiti tanti anni fa con questa roba un po' così... in tale occasione mi pare di riguardare i 700 anni del nonno di Ravasclet, l'Anta rispolverà fra le altre robe, esempio, che calera di Gini Mandias, caratteristiche di Arnei e in particolar modo di queste valade. E le femmine del paese, se sono andate da fare, insomma, pare rispolverà, riproponi Luci Mandias, di Gini che si mangiava i Tierni all'epoca, e riproponi i turisti in fase proprio in maniera. Spontanea in maniera, come si può dire, comunque era cucinato una volta, originale. Sì. Ecco, allora complimenti Nuf, io vi auguro di continuare nei prossimi anni e di avere sempre qualche novità, le novità vengono sempre da monte, dall'alto, e vanno plan plan a fondo valle, e dopo arrivano plan planning, planure, eccetera, eccetera. Grazie. Quest'anno abbiamo pensato di rinnovarsi un po' rispetto a chi ha disegnato, gli è preceduto le feste, cui anni comincia a diventare un po' magari ripetitive, no? Per cui abbiamo pensato di diluire la festa anche in più giornate, è partito da circa una settimana fa con una serata a tema musicale, riscoprire la musica di una volta, anche la musica folk in generale, no? Per cui una serie di robe volte anche a valorizzare le nostre tradizioni, le robe peculiari diciamo, da monte e da Chiarni. Ecco. Ecco, certamente vedrai che arriverai, perché hanno tantissimi motivi di rispolverà. Cominciano la storia di una volta che chi aveva scritto pensa che la svebbia si vuoi, come che hai, no? Le poesie di qualche d'un di vecchio scandale, sì che sono stati, che ascoltavano, chissà plan plan che state fuori. Io ho detto, non state, ecco, come che dicevi prima, di rispolverà, di tornare a rinnovare, bisogna veramente rinnovare. E hanno detto tante robe si potete tirare fuori. Io vi auguro di quella fantasia che svegli. A 100, no? A 1000, anzi. Grazie. E vedrai che la resa in davanti non benon. Grazie a voi. Mandi. Grazie a voi, Tess. Mandi. Sta riprendendo. Ma se fredde. È ghiacciato. Che c'è, beh? Bondo, che abbiamo fuori, ce ne prendo. Buonasera, signore, esattamente? Giancarla. De Crignis. Di Ravasclet, Monai, dicevi una volta, però io ho vissuto a Campivolo un grum di anni. E se si mi stare qui?
No, io non sono nasciuta a Ravasclet, ma sono nasciuta a Venezia. Vieni nasciora veneziana, c'è ben. E vieni sempre ogni anno su a fare la fiesta? Io vivo a Ravasclet, sono sposata e ho la famiglia a Ravasclet e vivo proprio a Ravasclet, solo alla plaggia. Allora è impegnato ogni anno in queste feste, no? A met cure, sì, anime, no? Esatto, perché che vin alle tante lavori da preparare, tante robe, fricos, polentes, chialchons, strulles, tutta la roba che vedete è tutta genuina fatta con le nostre mani. A queste esperienze di paesi così, di tra di voi, hai servito un grumma, un tica reunì, ogni tanto capita qualche, no? No, oh, anzi, okay. Sin tutti le arts, tutti che collaborino ognuno a sci ambiente al fare il suo lavoro, perché che all'inizio sci che tengo un po' imbarazzato si fa il lavoro, però dopo anche vince a la mano al va a Tiadena, al va benone. Allora, se... E fra no, non c'è nessuna discussione. Benissimo, vuol dire che si è organizzato benissimo, ecco, per tempo. Sì, infatti. Si è organizzato un grum ben e vin che organizza, che è brava. Ma ad esempio se una volta qualche gruppo vuol fare di Vieres, di Mangià, si mettete d'accordo ugualmente? No, noi diciamo voto fa polenta tu, voto fa cartufoles, voto fa il minestron, si domanda, un dopo le tagliate per fare il minestron, un le tagliate per fare il frico, un le tagliate per fare cartufoles e radic, è indifferente dopo. Ecco, la in che quando è in che stanno, mi sembra, io che sei stato un 5 anni fa, e us danno le dimostrazioni di gradire questi savori, che si mangiano, ecco, us dice, non è che la ti invia così, come mangiare, ciao, come che fa. No, anzi, a passi un ti da perduto. No, io sono alla sua insomma con i piccoli frutti, e a vengi e assaggi, se non arrivi a mangiare, metti in via la scartosciutta e porti a casa. Benissimo, mentre che sono belle, e butta via noi. Pensi che proprio a chi era Vasclet non si butta via proprio noi? No, noi, e non avanza quasi noi, diciamo, non proprio noi dal tutto, ma quasi. Benissimo, questa è anche una forma di educazione, di non lasciare, io anche a tocca, anche dal punto di vista di sociale. Non si torna nessuna immondizia, non si ho nessun cartone, un piatto, una forchetta, le tutto ben organizzato. Questa è una bellissima notte di proprio di... Biel, perché ogni anno questa festa riesce, è stata la prima no a mettere su questa festa, che come non sta insieme tanto un po' ecco, da perduto. Sì, ti accarava prima quello signore di Zora qui, che viene appunto fatta la slaudes, che era scritta la cominciata per prima a Viergefur. Però ecco che di imitare, ecco, ogni paese calvebbi le sue caratteristiche, calmetti in evidenza le sue caratteristiche. Dopo che da mangiare si sa che la int sa si ferma a misdì, bisogna che no, cagliati ardi pron, no? Sì, bello, ecco, però. Però no, organizzare come che vi facciamo, no, ecco, ogni chiesa, ogni borgo, ogni cosa di gin candè, vin un calfage, una roba diversa di che è latte. Ecco, comunque io sono di fare complimenti, penso che svert un'epoca nuova, esavere, e poi sei orgoglioso. Guido, a suggerire a iniziare questa iniziativa, quindi il vero. Che è stato Don Guido che l'ha iniziata. Complimenti a Don Guido. Alla Dijin, diciamo si può dire, all'estate lui avvia a dare il suggerimento, ecco, che è la parola. Ecco, ma però io, come dice la verità, inizialmente vi ha fatto fatica a mettersi insieme, dai. No, perché no, no. Com'è l'esperienza di che ti spaisi? Faceso il dolce, faceso quel enchia comò, i facini enchia tastiasi private, il dolce ci porta, no? Sì, sì, sì. Però no, fa fadia, in prima di gin non erano organizzate, ma no, fadia, cioè di collaborare fra di noi, ecco. Bellissimo. Sì, in prima ogni roba le so difficile, dopo quando si è ben organizzata la roba va tranquilla. Molto bene, grazie anche di questa esperienza, grazie e auguri anche per il futuro. Mandi, bandi. Ciao. Ecco, buonasera, signore. Buonasera, salve. Non? Fides. Ah, Fides, ecco. C'è una chance a chi è? Noi, 20 biglietti per Ignox. Ah, nome per Ignox? Sì, con la scuola e bibites e queste robe lì. La corta sarebbe la via di Ignox, allora, poi da Ignox. Che scortile, che?
queste chiese qui di fronte. Ecco, c'è non ha queste chiese? Dicono da Taffera. Da Taffera? No, non so. E perché? C'è uno di Taffera? Non sai, non sai. Per curiosità. Ecco, a chi vedi tutti i presi, metti ben in evidenza. Vedi chi ha fatto confidenza con gli euro? Io avevo, sì. Ti rifarei all'inizio. E poi che vedi collaborazione, senti loro che imparano anche un tecnico, no? Dai, non è un problema, sparsi. Ha sempre i giuezzi loro, scommetto. Sì. C'è che vuol dire. Ecco, chi andava un grumo di inter, mi sa me voi, no? E andava onde, sì. E c'è che di Biel, ecco, volevo far notare proprio, che il chiamina, perché c'è stradute qui, tranquilli, c'è traffic, c'è sì, motos, sì. C'è biciclette addirittura, c'è monopattini. Cioè, è una calma proprio di un team passare, no? E forse la Inca venda fuori aggradisce anche sentire sì. Questa atmosfera che ormai alla Juncitata non esatto, provenienti, sì, no? Sì. E qualche dunque apprezza in che maniera di stare in paese così, o che spassaggiare? Ma io penso di sì, la Indy città specialmente che apprezzi un grum, sì. Abituata a essere sempre al traffico, che paesi piccoli così, e sia veramente bella. Se per caso proponesse di fare lui a vostro e settembre ogni sabato e ogni domenica così, ce li giuresti tu? No, non sai, può darsi sì, e no, dipende dal lavoro. Sì. Ma come volontà te saresti per rifare? Sì, perciò no. Grazie Neves. Prego. Ciao e buonasera. Salute a voi. Hai avuto super braccio quando hai scottato duro qui? Cosa è successo? Ah, noi abbiamo scritto che da mesta. No? La mesta si sa, andè un detto agnel che quando si scotta sta mesta dopo si sopra la battuta. No? Quindi io sono scottato come sognerei sopra la battuta. Per... Oh, questa che non avevo mai sentito, avrei imparato un'ate. Allora bisogna stare attenti di queste scricciate. Sì, indubbiamente. Purtroppo la mesta scliccia. A Vignare smetti i riparda finta che su, allora... Ecco, come si fa queste meste? La mesta è una specie di polenta fatta in maniera più tenera che si presta dopo, fa la busa, per poi mettere la luiania, la quincia, per tocchiare la mesta e la squeta. Quindi la mesta si fa per poter servire la mesta con la busa per mettere la luiania, per mettere la quincia, per mettere la squeta. Io penso che lui non avrebbe mangiato da vonde da frutta. Beh, diciamo di sì, mentre come
a si fa la mesta, a si fa la polenta, non molte grandi occasioni, una volta la mesta e la polenta allora il pasto quasi quotidiano. Quindi i tempi si cambiano, anche a noi in cuore devono i tempi, se non, non possiamo pensare di fermare il tempo, ecco, dobbiamo marciare al passo con i tempi. Però sempre ritornare a quelle tradizioni che i nostri avi sì, praticavano, no? Sì, purtroppo, dico purtroppo, una volta in Chiarnia si viveva di zootecnia, che spocce patate che si mettevi, quindi cartufole, noi diciamo, no patate, non sai a Paluccio se dici patate o cartufole. E perciò, quel che non aveva il chiamput, quel che non aveva la vattiuta, quel che non aveva il purcit, probabilmente al faceva miseria, perché con quel era il momento di mettere la pignata su spoler, non si sapeva se mettere la pignata. Ecco, no? I team si sono cambiati, e anche in mio orso certe spiezze, sono certate invece purtroppo si lascia in devoro. L'abbandono dall'agricoltura hanno portato a che situazione attuale, là che il bosco ha un strange plan plan come in una marcia. E questa qui non è positiva, perché se noi vogliamo fare turismo, e vengo assolutamente di pensare a tenere conto del nostro ambiente. Questa è fondamentale. Io spero che anche chi più giovani di me, perché ormai sono donne alla settantina, hai capito che è particolare qui e torni non tanto per ricavare necessari per vivi, piuttosto per tenere bien il proprio paese. Una volta la scartolina che mandava in via da Chiarnia era scritta Carnia pittoresca ospitale laboriosa. Andare stato poco di queste robe lì. Purtroppo io spengo riconosco che è rimasto poco. Ecco. Allora speriamo di ritornare a tiapà, queste dimensioni che non sono appunto economiche, strettamente economiche, disin, però che hanno un altro valore, un altro significato, di, non di abbandono, ma di riedificare, di tornare a io di quel bel verde carne che vengono una volta. Ecco. Sa si può, manco, non tutto, ma quel poco. Ah, manco torna al paese, ecco, così, no? Cioè, li fa come una specie di plan regolatore, come si fa spaziare, li fa un plan regolatore anche per l'ambiente esterno. Là che non tu planti schele, non tu planti schele, tu fai il prato, eccetera, eccetera, ecco. Lui è da Paluccia, sì. Diego Carpenedo lo conosce, sì, molto bene. Anche Diego era consigliere regionale, diceva, facete una norma che non costa neanche un franco. Là che si impedisce di plantare o di lasciare crescere alberi d'alto fusto a meno di 500 metri dall'abitato. Non mi ha ascoltato, non mi ha ascoltato. Ecco.